Mentre ragazzi, noi siamo arrivati al main event di stage 1 di Wrestling Party, un evento tutto al femminile, giochi, qualità, match internazionale. Ragazzi, fine dei giochi, perché arriva Giochi, pronta per il nostro main event, il nostro sensazionale main event, il primo main event femminile della storia della Rising Sun. Bello, bella, questa mi è piaciuta. Giochi, ragazzi, una dei volti più rappresentativi del wrestling femminile italiano, il volto del wrestling femminile italiano, attuale campionessa della ICW, conosciuta anche come Evil nella ICW scozzese. Nelle sue avventure internazionali ha affrontato atlete del calibro di Kaylee Ray, di Viper, ma anche lottatori uomini come Jimmy Havoc, Stevie Boy, Chris Renfrew, veramente tanta tanta roba. Sì, è un'esperienza vasta e variegata da invidiare a tutti gli italiani, non solo. Il fiore della follia è pronta qui per questo storico main event femminile. Compagna sia nel wrestling che nella vita reale del volto della follia, pazzo. Infatti li vedremo insieme nel secondo stage. Ragazzi, l'avversaria di Giochi è veramente un colpaccio per la Rising Sun, direttamente dalla California. Lei è Holly Dead, una delle lottatrici più pericolose e attive sul suolo americano, grossa, forte, cattiva, folle, esibita in tutte le principali federazioni indipendenti statunitensi, una nuova edizione femminile, è arrivata addirittura fare due tour nella celebre Stardom giapponese, dove ha affrontato nomi veramente piccoli come quelli di Io Shirai, Kairi Sane, Santana Garrett, cioè nulla, veramente ancora una volta il buon Fabio Tornaghi ci vede lungo e ci regala quello che ancora prima di cominciare è un main event che passerà alla storia. Forse il match femminile più importante mai andato in scena sul ring italiano. Una Holly Dead che attualmente è anche campionessa di coppia della Shine, insieme a Thunder Rosa, che è l'attuale Cobra Moon di Lula Thundergram, dall'altro, nelle Collettiviste Sisters. Altro volto noto. Quindi, ricapitolando, da una parte l'oscurità, dall'altra la follia, non so cosa potrà uscire fuori. Mamma mia, ragazzi, prepariamoci a vederne delle belle in tutti i sensi.
si parte. Nel frattempo, primo storico femminile. Sì. Nel frattempo Giochi non ha ancora abbandonato il suo palloncino. Può essere considerata un'arma contundente? No, dai, direi di no. Vuole regalarlo a Lidl? Ah, è un regalo, mi sembra giusto, dai. Sì, dal benvenuto sul suolo italiano. Accetta oh, il dono. Oh, che bello. Mamma mia, Spear! E giù di colpi! Inizio col botto, letteralmente. E si parte alla grandissima con una Giochi che ha colto di sorpresa Holidead. Si corre da una parte all'altra del ring. Rappresentante di casa il completo dominio in questa fase iniziale. Gli è passato tantissimo quel colpo fortuito. Colpa sorpresa. Beh sì, un'ottima strategia. Più che altro Holidead si è lasciata distrarre da questo gesto quantomeno insolito. Eh sì, questo gesto folle. Eh sì. Sale in alta quota. Giochi, crossbody, perfettamente a segno. Sta facendo il bello e il cattivo tempo. Irish whip, rovesciata. Ora Holidead prova, ci prova. Prova a caricare l'arrivale, ma ci mancava. Abbiamo visto tanto wrestling, tante belle manovre, ma ancora la Ed Scissor, la nostra Ed Scissor, ci mancava. Uno, due, solo due. Giochi non vuole assolutamente perdere un po' di patriottismo in questo international match. Ci prova ancora. Ora è un dominio, però Giochi va ad atterrare Holidead. E ora anche la sento per lei. Esatto, la mette giù con un drop hold. Poi sento, prova ad imprigionarla in una presa di sottomissione, ma forse è ancora troppo presto. Holidead, sì, ha assolutamente bisogno di uscire dal ring per rifiatare un attimo e anche per sedersi insieme a due fortunati fedeli. Prendo un attimo, che cavolo. Oh oh, è il momento di ripresa fiato, gli è bastato. Mamma mia, va a bloccare Giochi, la va a spalmare contro il paletto. Unica mossa di Holidead, ma è valsa quanto tutte quelle portate a segno da Giochi. Mamma ora mia, va a interrompere il cantante dell'arbitro, vuole controllare l'assalto all'esterno del ring. Dopo un colpo del genere può veramente compromettere tutto l'andamento del match. Ancora sidewall slam sull'Epron, la parte più dura del quadrato. Due colpi durissimi per la schiena di Giochi. Sì, ha tenuto fede a quello che hai detto tu, non si gioca più adesso. Mamma mia, sì, sembra veramente dire basta, adesso non si scherza più. Leg drop devastante, c'è anche un inchino per tutti i fan e anche l'ombrello, ma dai, questo non si fa. Particolarmente con quei fan della prima fila, magari hanno allungato le mani mentre si era seduta lì, chissà. Leg drop ancora. Uno, due, solo due. Che potenza, che cattiveria. Assolutamente. Il vento del match è cambiato terribilmente. Mamma mia, una forbice alla testa che va a togliere il fiato da Giochi. Non diresti che questa è una che ha subito fino a un minuto fa praticamente? No, assolutamente. Con un paio di manovre devastanti è passata in controllo. E adesso è Giochi quella in difficoltà e che ha bisogno del sostegno di tutti i fan italiani. Ma ancora Holidead. Manovra non legale, l'arbitro Andrea Cesana la interrompe. Lei ribadisce che ha tempo fino a 4, lo so.
ma comunque non proprio onorevole come mossa. Colpo d'avambraccio. E ancora. Sì, stavamo continuando con questa offensiva davvero durissima. Mamma mia, veramente. Ora la va a mettere lì a posizione del trio Q. Tensione pericolosissima. Imprigionato. Oddio, oddio. Mamma mia, ragazzi. Basta, 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 basta. Devi interrompere però. Al limite del regolamento l'offensiva di Holidead, che sta dimostrando a tutti di che pasta è fatta. E anche un dropkick dritto sull'addome di Giochi. Prova un pin. Uno, due, no, ancora non basta. D'altronde, ragazzi, per un match così importante come il primo evento femminile della storia della Rising Sun, la parola spesa la federazione, andava a scuotere in questa lottatrice oltreoceano. Sì. E lo dicevo, lo dicevo fin dall'inizio del match che è stata una scelta azzeccatissima. Ci stanno regalando un match incredibile. Octopus e giochi qua, giochi con Octopus Hold. Prova a ritornare nella partita, ma Holiday da un perfetto posizionamento sapeva che l'angolo era lì vicino e va così a liberarsi. Braccio teso all'angolo. Giochi è veramente martoriata. Vediamo se riuscirà a trovare la lucidità per mettere a segno. Sì, ancora la Octopus Hold sulle corde. Deve interrompere. Nessuna presa sulle corde. Allora Big Boot. Uno, due, solo due. Niente da fare per Giochi. Però è riuscita a riportare il match su quei binari. Sì, con un paio delle sue Octopus Hold. Qua mani in faccia, mani in faccia. Altra manovra illegale, scorretta. Sì, non vado a fronzo di qua, Holidead. Si usa qualsiasi mezzo per ottenere il match. Ha quasi un senso di superiorità anche nei confronti dell'arbitro. Certo che vuoi. Come dire, io sono la star internazionale. Veramente vuoi interrompere per squalifica un match del genere? Mamma mia. Ah, ancora, sempre sulla schiena. Ormai ha puntato il mirino lì. Face wash. E qua altro che la vara, gliel'ha portata via. E ancora a prendere in giro tutti i fan. Si sta dimostrando una bulla, una vera e propria bulla. Si sta mettendo a tacere Giochi in qualsiasi mezzo. Se la prende con i fan, con l'arbitro, con chiunque. E ora i cori dei fan sono sempre più forti per Giochi. Sì, la beniamina di casa qui. Non può farsi sottomettere così. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Omero speciale. Presa che va a torcere entrambe le braccia, entrambe le gambe. La schiena, torce qualsiasi cosa. Mamma mia. No, vabbè. Anche con il frutto. Fa anche sbattere sul tarbaco il più basso. Mamma mia. Cioè, all'inizio del match avresti mai immaginato che poi il vento sarebbe diventato questo? No, cioè, mamma mia. Sembrava quasi il controllo Giochi all'inizio. E invece adesso Holidead sta facendo il bello e il cattivo tempo. Altra presa di sottomissione. Addomina stretch. Addomina stretch modificata, sì. Schiacciata poi. A pump handle, solo due. Anzi, forse solo uno. Forza Giochi, tutti sono con te. A nessuno piacciono i soprusi dei bulli. Tutti stanno facendo il tifo per il fiore della follia,
che prova a reagire. Va in rincorsa, evitata, entrambe a terra. Se doppio colpo, fanno subito entrambe. Parte un doppio conteggio, entrambe sono stanche. L'intensità del match è stata veramente notevole. Non c'è stato un momento di pausa e i colpi cominciano a farsi sentire da entrambe le parti. E adesso si scambiano i pugni in ginocchio. Due difese ora, colpi diretti al volto, al corpo. Sulla rissa diretta, mamma mia, sembra averla meglio. Una potenza incredibile per Holiday, ma ancora Jockey che alza il piede, va a respingere l'attacco, prova a salire sulla terza corda, non deve perdere neanche un attimo. Super hurricanrana dalla terza corda, braccio teso e ancora braccio teso. Testata all'angolo. E va il Bulldog. Il rimbalzo sulle corde. C'è l'uno, c'è il due. Ah, non c'è il tre. Non è bastato questo manovro per giochi. Bellissimo, non è ancora finito, ma già un bellissimo main event per questo stage 1 di Rise with Art. Ci attende una seconda parte ancora più ricca di eventi. Vedremo assegnato il titolo di coppia della Rising Sun per la prima volta in un ladder match. Ma ancora queste due leonesse del ring si stanno affrontando con tutte le forze. Holiday prova il pin dopo questa schiacciata, ma è solo contro le due. Ancora solo due. Entrambe sono stremate ormai, sono svariati minuti che si danno in battaglia e Holiday vuole finirla qui. Double underhook. Attenzione, qualsiasi cosa venga da qui è sempre qualcosa di doloroso. Ma Jockey la carica, sfugge Jockey. Samoan drop. C'è l'uno, c'è il due. Solo due. Una Jockey che comunque sta agendo solo di rimessa recentemente, solo di counter, e ancora niente. Sì, deve cercare di tirare fuori il pugno da cilindro, come aveva provato a fare Samoan drop. Esatto, non deve perdere il momentum, perché l'occasione è ghiotta. Finisce contro il paletto. Spinebuster da parte di Holiday. Mamma mia, una bestia infuriata. Uno, due, non basta, ancora non basta. Ma i colpi subiti da Jockey cominciano a diventare veramente tanti e molto molto pesanti. Quanto riuscirà a star su, quanto riuscirà a reagire e soprattutto riuscirà a trovare il modo di fregare l'avversaria. Holiday ancora si va a caricare il peso sulle spalle, stava qualcosa di risolutivo, ma Jockey non ci sta. A 300 all'ora, a 300 all'ora. Adesso ce l'ha. Mutalock, connessa. Questa missione devastante per Jockey. Le corde sono lontanissime, cede. Fantastico. L'oscurità è stata rinchiusa. Il bullo è stato messo a tacere, perché Jockey si aggiudica questo incredibile main event. Un match davvero fantastico, ragazzi, un ritmo altissimo. E la beniamina di casa, Jockey, il cuore della follia, a portarsi a casa questo primo storico main event femminile, la Rising Sun.
ha subito innumerevoli colpi alla schiena soprattutto, ma è riuscita a resistere e alla fine ce l'ha fatta. Allora va a porgere la mano alla rivale e adesso sì, propone una stretta di mano dopo tutte le angherie, dopo tutte le scorrettezze. Guarda qua, grandissimo gesto di sportività, non è da tutti. E ci sta, riconosce l'onore della rivale. Magari l'abbraccia un po' troppo. Quella folle qual è? Questo forse è un po' troppo, stai lì. Sta nel tubo, come si dice. Fantastico finale per questo stage 1. E su queste immagini The Shark, Simone Rossi, Fantomi, Fabio Broggi, vi danno l'appuntamento allo stage 2 di Rising Heart. Noi ci saremo. E voi.